Domanda numero 2. Cosa si intende per pensiero divergente? A. La capacità di convergere sull'unica risposta accettabile. B. La tendenza opposta al pensiero convergente. La tendenza cioè che diverge dalle caratteristiche del gruppo di riferimento. C. La capacità di produrre una serie di soluzioni per un dato problema. Tale capacità è relazionata al pensiero creativo. D. Il pensiero caratterizzato da tendenze distruttive, ma geniali. E, secondo Guilford, è l'inclinazione di chi anticonformisticamente sceglie come soluzione a un problema quella che non è la più comune. La risposta corretta è C. La capacità di produrre una serie di soluzioni per un dato problema. Tale capacità è relazionata al pensiero creativo.